Proclami e inviti continui a invertire la rotta ormai non bastano più. La crisi climatica è un dato di fatto incontrovertibile che prosciuga le fonti, fa avanzare la desertificazione e innalza le colonnine di mercurio, facendo sfiorare temperature mai registrate prima. Luglio resterà negli annali come il mese più caldo di sempre, o forse soltanto fino al prossimo anno, se, come accade sempre più spesso, di anno in anno ci ritroviamo a battere nuovi record. Ma siamo ancora in tempo per invertire la rotta di questa avanzata suicida verso il baratro? Lo abbiamo chiesto a Piero Di Carlo, professore di fisica dell'atmosfera e del clima dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara. Di anno in anno noi superiamo sempre i record precedenti, per cui ogni anno siamo lì a registrare aumenti di temperatura sempre maggiori, per cui è evidente che se non attuiamo delle politiche forti in questo settore e quindi iniziare veramente da una parte a ridurre le emissioni, ma dall'altra dobbiamo anche iniziare ad adattarci. Bisogna creare delle aree sempre più di raffrescamento, quindi con alberi, ma anche per esempio i portici. Qui dobbiamo iniziare a pensare a come proteggerci dal caldo. Quindi le città sul mare devono pensare a creare delle aree di ristoro per tutelarsi dalle ondate di calore. Questo è un problema. Poi sappiamo i problemi della precipitazione, che sono ovviamente carenti, e quindi dobbiamo anche lì operare da una parte il risparmio, quindi anche il recupero delle acque piovane, ridurre gli sprechi, dall'altra migliorare la rete, quindi gli acquedotti che perdono è un qualcosa che non ci possiamo più permettere, purtroppo. A cos'è che stiamo andando effettivamente incontro? La cosa che succede è che ovviamente se noi accumuliamo sempre più CO2, il sistema si scalda sempre di più, è come se noi a una pentola d'acqua diamo sempre più energia, quella bolle sempre di più, per cui dobbiamo cercare di ridurre tutto ciò, e per ridurre, al solito, da una parte noi nel piccolo possiamo fare le nostre scelte, dall'altra adesso c'è il recovery plan e lì bisogna veramente fare delle scelte oculate per invertire la rotta e avere anche una visione da qui a 10, 20, 50 anni su come indirizzare il nostro paese per far fronte a tutto ciò. Anche questo triste fenomeno degli incendi, che ha interessato non soltanto la nostra regione, per la verità, è collegato comunque a questo fattore dei cambiamenti climatici? Ovviamente sì, temperature più alte significa avere un territorio più fertile, tra virgolette, agli incendi, e questo è un qualcosa che osserviamo, per cui anche lì il sistema è tutto collegato, sono quei feedback negativi che da una parte aumenta la temperatura, diminuisce l'acqua, aumentano gli incendi, sono tutti collegati i problemi e bisogna affrontarli con una visione olistica, completa.